Anche in inglese? Io lo so già, appunto. Perché io ho visto qua che c'è scritto un po' in italiano, un po' in inglese. Te ne eri già accorto. Buongiorno, andiamo a salutarti dalla... Dagli un bacino, bello, lo risalutiamo dalla finestra, vediamo che arriva prima, dai, secondo me non c'è niente. Finestra, eh? Dai papà, non ce la fai, sai? Dai, dai, torno a te. Bene, papà, presto. Dai. Buongiorno ragazzi. Ma è arrivato un cavallo lì. Buongiorno. Ciao. Ciao. State bene? Insomma, sai che lui è venuto con suo fratello? Dai. È contento. Capisce questo? Beh, io ritorno alla base. Dopo vieni papà che ti faccio, ti devo chiedere un piacere. Ma mi sembra che mangiare al cenato questo? Sì. No, verde erano quelli là del 3 anni. Questo è da mettere qua, sai che devo comprare il colore, quindi da mettere qua. Allora, solo fuori, quando riesci anche verde. La catena ce n'è ancora. Sì, non so dove ma ci sono. Ciao. Grazie. Ha fatto vedere la tua dente. Oh, sì, è diventato grande! Due denti, poi la cade di dentro. Sì, ci sono già due sotto. Certo. Fare? Cosa volete fare stavolta? Io vi voglio aiutare! Allora, tre. Preparate le cose per i messaggi. Cosa serve per i messaggi? Servono dei fogli colorati. E li ho già portati. Thank you.
Stanno dicendo queste bimbe che stanno cambiando di colore. Sei d'accordo? Prima erano verdi e adesso sono come arancine. Tutte le piante fanno così o solo alcune? No, alcune. Alcune? Allora, sapete cosa mi piacerebbe fare oggi? Proporvi di fare? Di fare il ritratto a quelle foglie che stanno cambiando. Ce ne sono? Secondo me c'è un'altra pianta che sta perdendo le foglie. Un po' di spazio. Oh, prendiamolo! Che sono quattro qua. Prima vi devo dire che le foche stamattina mi hanno detto che loro non vengono a prendere il numero dei bambini. Che sarebbe meglio perché hanno tante cose da fare, stamattina non riescono a venire anche qui, andranno dai tre e andranno dai quattro e mi hanno detto, Marina, ma i tuoi bambini sono capaci di portarci il numero dei bimbi che ci sono a pranzo, il numero dei bambini che ci sono a letto? 25 e tu? Sei contata? 4, 5 e anche la Venia. Sei a casa mia. Va bene, io ho segnato tutto. La frutta. Io. E una porta sopra il violo. Wow! Dove avete lavorato da un po' di tempo a questa parte? Da un po' di giorni, ditelo ai vostri amici. E cosa avete fatto? Volete raccontarlo appena un po' i vostri amici? Abbiamo trasformato noi. Abbiamo messo le ali ai capelli. Invece la cosa nuova è che stamattina dovrei fare dei giocatori. Calcetto. Quanti portieri ci vogliono? Due! Una bimba. Vuoi fare tu, Venia? Giocatore da calcio? Bene.
Dov'è la tigre? Aiuto! Dai, dobbiamo costruirle qualcosa. Allora, una trappola. Ma ha perso di noi! Aiutami adesso. No, casa, quello no. Ma le tigre passano, uffa! Ma... Allora, l'avete chiamato polimerizzazione di cavalli e di farfalle. Ma esiste veramente la polimerizzazione? Sì. No. No. Sì. Esiste, però non forma un mostro. E si mettono insieme due persone e dopo... Come gli ho fatto finire l'altro giorno. Ma aveste voglia di provare a polimerizzarli voi? Fermi! Puntare! Fuoco! No, guarda niente. Però io... Mattia! Timbro! L'ho preso! Qua il timbro! Ecco la faccia. Vai, grande! Perché sono già... secchi. Sì, guarda. Cosa sembra questo tutto pieno di foglie? Grazie tu. Sei ferma. È finita? Sì. Io prendo rosa. E io prendo... Prendi anche te rosa. Ok. Oh. Col canno, Jai. Come pensi che vada bene? Allora, quelle gambe forti lì. Devi contare fino a 6. Così fai 6. Non c'ho 6. Devi farlo con i numeri. Poi c'è 2. Poi c'è... Dammi un altro 1. Fallo di 2 di 1. 1. No, questo qua non deve essere girato. Va bene, non ce l'abbiamo qua. Deve essere un pochino. Va bene, dai, prova a portarlo là. No! Questo cade su quello. Sei sicura? Basta. Quando vuoi che venga a casa tua? Quando? Gli diamo il nome. Diamogli il nome, dai. Aspetta, aspetta. Scrivi le lettere tu. Anzi. De. What? Green. Polimerizzazione dei cuori. Qual è stata? Qual è stata la cosa più difficile per te, Alessandra? Fare di questa rete. Lavoriamo. No, secondo te fa questa casa? Ah, no. È casa delle foglie. Vedi? Vedi? Vedi?
pronta per leggerla. Il titolo è Il principe con le orecchie d'asino. Non mi vengono, io non capisco neanche, però ci vorrebbe venire uno. Sì. Chiaro che hai ragione quando dici che in un unico gambo ci può essere la margherita fiorita, la margherita sfiorita, e è anche molto bello in effetti, no? Ma dove li portano? Allora, voi potete cominciare a dare un valore. Laura? Bravissima! Canestro! Partita nei giochi, allora Filippo! Andiamo! Via divertire! Ciao a domenica! Ciao! Uno di voi deve venire qua, mette la mano dentro e toccando quello che c'è dentro. Via le due, lunedì prossimo alle due, non lo so, un momento in cui un gruppo si incontra e fa un po' tutti i passaggi. Ragazze nuove, no? Anche non pensate che cioè, le cose non si acquisiscono, anche se io vengo da te tutte le mattine e ti dico guarda, per fare l'indagine del vero di un fiore devi mettere... Cioè, voglio dire, non è andato mai a prendere un concerto, cioè, fa finta di giocare, certo, mai, perché certo, lo sa che... Soprattutto noi genitori come dovremmo certo, supportarli? Certo, questa è una bellissima domanda, c'è qualcuno che ha già esperienza? In cui io ho riuscito a chiedere tutti i giorni cosa ha fatto mia figlia, come ha trascorso la giornata.